Salve a tutti, diario del consigliere della settimana dell'anatra zoppa. Avrete sicuramente letto le cronache tra il politico e il grottesco di questa settimana, cosa è successo all'interno dell'amministrazione comunale. Le riassumo brevemente. Lunedì, ore 12, arriva la sentenza del Consiglio di Stato, la tanto agognata sentenza del centrodestra. Ricordate, ha fatto l'Aventino, non si sono presentati, stiamo attendendo, ristabiliremo gli equilibri di forza all'interno del Consiglio Comunale. E appena arrivata questa sentenza, ci riuniremo, faremo dimissioni subito, perché chiaramente entro il 24 bisognava avere il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica. E so, hanno provato a, diciamo, a riunire questi 17 consiglieri di maggioranza, ex minoranza, ora diventati maggioranza, che con la firma congiunta davanti al segretario comunale avrebbero di fatto cadere l'attuale amministrazione e si sarebbe andati a votare a giugno di quest'anno. Questo chiaramente non è successo. Non è successo perché una maggioranza oggi di centrodestra che non è coesa, è soltanto un'accozzaglia di liste che si stanno lì per si mantengono per interessi più diversi. C'erano 6-7 che in realtà volevano effettivamente far cadere l'amministrazione. Ma gli altri 10 sicuramente no. Tant'è che si è tirato, rimpallato e abbiamo un consigliere all'estero, non rientra, ci sono serviti 5 giorni, sarebbe potuto rientrare tranquillamente a firmare. Tanto è fatto che ci hanno provato a tirarci a noi per la giacchetta dentro, per provare a convincere i 10 che se avessi firmato io, se avessi firmato il Movimento 5 Stelle, loro avrebbero fatto cadere la giunta, la giunta comunale. Avevano pensato di tirarci per la giacchetta e lasciarci il cerino in mano, e però poi si è rivelato, praticamente questi hanno aperto una mano di poker, siamo andati a vedere, ci avevano 2-10, insomma, non è stato un bluff perché non avevano nulla in mano, si sono presentati così alla cittadinanza e chiaramente sono stati anche sbugiardati sia dal sottoscritto, rappresentante del Movimento 5 Stelle, ma anche successivamente da giornali e televisioni. È stata veramente una grande farsa, come ha definita puntualmente il quotidiano. Che significa questo? Che, cari cittadini, 50,4% che avete votato queste persone che stanno là, avete votato persone che stanno là per diversi interessi, non certo per un interesse di coalizione loro, perché se avessero avuto la forza e la volontà di farla cadere, sarebbero andati tutti e 17, avrebbero fatto rientrare nottetempo la consigliera che è all'estero. Si sarebbero riuniti, tanto più che il sindaco gli ha dato l'opportunità perché ha convocato il consiglio di giovedì. Già il giovedì sera potevano fare questa operazione, l'hanno fatto il venerdì. Questo significa che abbiamo lì un centrodestra che non è centrodestra e che comunque parte di questa probabilmente trasmigrerà nel centrosinistra, nell'area, diciamo, del governo, per poterlo mantenere in qualche maniera in piedi. Chiaramente il centrosinistra adesso si dovrà. Devo fare attenzione a chi si porta appresso, no? Perché chiaramente è gente che si mantiene per i singoli, sono dei consiglieri, si mantengono per i singoli interessi personali, ma non certo per probabilmente il bene della città. Noi dal canto nostro manterremo sempre la nostra coerenza. Noi abbiamo detto già dall'inizio, quando è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, che noi avremmo accettato le decisioni che poteva prendere il sindaco con le sue dimissioni. O la nuova maggioranza con le dimissioni in blocco dei consiglieri, saremmo andati avanti. Però certo, non pensino, pensavano di tirarci per la giacchetta il centrodestra e non ci sono riusciti. Lo stesso avverrà per il centrosinistra, perché non pensino anche loro di tirarci per la giacchetta sperando di appoggiare un governo. Noi abbiamo sempre detto, per il governo della città e per il bene dei cittadini, manterremo la nostra posizione dura sulle cose che riteniamo non utili per la cittadinanza. Saremo propositivi e appoggeremo tutte le iniziative, come abbiamo già fatto, che riteniamo utili per la città. Di sicuro a breve ne vedremo delle belle. State connessi perché ci risentiremo la prossima settimana e vediamo che succede, perché adesso ci saranno da ricomporre le commissioni e quindi sarà un altro bel teatrino, della nostra politica cittadina. Grazie e un saluto a tutti.
Thank you.